Di tutti gli uomini che uccidevano le mogli, non ce n'era uno che avesse idea di come riuscirci senza finire dietro le sbarre. Quei cretini non sapevano proprio come escogitare il delitto perfetto, pensò Malcolm Turner, scuotendo la testa, irritato da tanta inettitudine. Sullo schermo del televisore che aveva in camera stavano scorrendo i titoli di coda del programma che illustrava casi autentici di crimini che avevano fatto scalpore. Nella puntata appena terminata era stata raccontata la storia di un infermiere che aveva assassinato quella bionda decelebrata e chiacchierona di sua moglie. Secondo Malcolm, la donna si era senz'altro meritata quella fine. Era davvero una stronza. Ma chi è l'idiota che va in giro parlando a bambera delle proprietà della succinilcolina proprio prima di usarla per provocare un decesso? Imbecille, borbottò Malcolm, guardando sua moglie che dormiva a letto accanto a lui, prima di puntare il telecomando come un'arma contro il televisore e spegnerlo. L'avrebbe uccisa, si disse. Deciso. Avrebbe fatto fuori sua moglie e il figlio adolescente di lei. E nessuno lo avrebbe sospettato di niente. Tutti avrebbero creduto esattamente ciò che lui voleva far credere, perché sapeva quello che faceva. Ci mancherebbe altro. Pensò con orgoglio. Da 15 anni era nella polizia e